quando arriveremo a casa. Hi everyone, back to playing gaming. Can't play. Mom is dead. And now we know she never existed. Mamma, ho sonno. Oh, it was the mum that did the painting. I thought it was the dad. He's a baby. Ora non si dorme, piccola rompiscatole. Mamma, ho fame. I don't want to tell her off. Non è ora di mangiare, insopportabile piagnucolona. Mamma, ho sete. Hai appena bevuto, non mi esasperare. No, ci sono. Mamma, devo fare pipì. Basta adesso, vai in camera tua. She's not that bothered. Sparisci dalla mia vista! Non ti sopporto più! Te la farò pagare! Le mani non bastano questa volta! Te lo dovrai ricordare per sempre! Mamma, io non volevo! Non volevo! Non mi picchiare, ti prego! Oh. Tam. Tam. Oh. Gave her a head wound and that's what's made her go a bit batty. Questo è solo un gioco. È solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi.
Potevi prendere un bicchiere a Marta, piccola saccente. Scusa, mamma. Tesoro mio, anche la mamma ti vuole tanto bene. Ma smettila di fare queste storie! Mi dispiace. Vieni con me. She's tied her to the chair. Ora ti metto a posto io. It's weird. Scusa, mamma, non lo faccio più, prometto. Troppo tardi. Queste false lacrime non ti serviranno. Stai ferma! Aiuto! Oh, no, ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare. Lascia il mio cane. You better not put that fucking dog in the pot. Inutile urlare, stupida ragazzina. No, mamma, ti prego. Did this actually happen or is this just in her head? Sei pazza. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Aiuto, papà! Aiuto! This game is too fucked up. Inutile gridare. Tuo padre non c'è, come sempre. Ora lo mangerai. Scommettiamo? No!
Dio no, ma la moglie. Mangia! Let me play abusing a little girl. Non mangio! Ho detto mangia! Tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La Dama Bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti. Giulia, vieni subito da me. Non stare da sola, è pericoloso. Vieni in paese, potrai stare con me e mi racconti tutto, va bene? Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. I don't think I can do this mission anymore. Oh, I know. That building, I can leave it. Non posso andare a San Cassano a piedi, è troppo lontano. Non te lo dice. Someone put it on 25 degrees. Peter? What is it? It's too dark. Use the flash. Well, use the flash.
I thought the this had a light on it there. I guess it only has a light on it when you're on it. Is this the church? No. Aha! Bit late now. Ecco fatto. La fotografia è dove deve essere. Yeah, pointless. Because the fucking town's already on fire. Where's the telegraph? Oh my god. Bit late for me to warn them about the explosions, don't you think? Oh, airplane. Telegraph. Yeah. Is down here. Oh, you stupid fucking game, honestly. How'd the baby go down? Yeah, once it actually stopped screaming. What was that all about? He couldn't brush his teeth, so I brushed his teeth for him. But usually he's okay after he has the milk. Ho messo la foto dove richiesto. Devo trovare le parole giuste per comunicarlo. E devo ricordarmi la parola in codice prima di tutto. Ok, so. No, non mi sembra chiaro. What's wrong with that? Ci vogliono le parole giuste. Dopo averlo trovato, isserò una bandiera sul palo della luce per comunicare che la missione è compiuta. Sarà semplice.
me doing the quest. Am I gonna get a trophy? Oh, I've got to find the weapons cache. Find a way to enter, find the weapons cache. I don't know what's the point of me getting all those filters that I can't even use. What? Okay, right, I can't do this mission. It's not letting me. Where's the bike? Alright. Not doing that mission. Let's go to the ship. And then I can come and show him the dismembered mum. I wonder if she's still there. Or if that was all made up as well. Yeah, she's still there. Guess that was real. Okay. Right, let's go. Glitchy bike. Quei ragazzi. Li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così. Ma era ovvio. Cosa mi aspettavo? Mi sentivo una vigliacca, ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. Lapo era mio amico e lo amavo. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. What?
This is all Nazi'd up. Rimasi alla larga dai soldati, tedeschi o alleati. Mi avevano fatto tutti del male. Non volevo avvicinarmi a nessuno, per nessuna ragione. Oh, they're all puppets. Varcata quella soglia, persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti, mentre io sopravvivevo a tutto. Oh, they are. What about the dog? Non so come andarono le cose. Ricordo solo una grande luce e poi mi stavano facendo delle fotografie. C'era un uomo vestito di bianco, un dottore, immagino. Mi faceva delle domande, ma io non capivo cosa mi stesse chiedendo. Scrisse qualcosa su un foglio e due infermiere mi portarono via. So yeah, this is the two faces. Ero in manicomio. Martha. It's a split. Donne che parlavano da sole, altre che piangevano, altre che si cospargevano con i propri escrementi. Poi c'erano quelle violente, quelle che cercavano di farsi male in tutti i modi. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi ruppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava cardiazol, mi sembra, o qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante, mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Big giant one there. Chi sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte.
Non andare via. Parlami di Marta. Ti prego. Marta non esiste. Non è mai esistita. È solo un parto della mia fantasia. Impossibile. Io me la ricordo. La amavo. In qualche modo Marta esiste. È dentro di me. Una parte di me è Marta. E una parte è Giulia. È estremamente doloroso. E la mamma è viva. Non lo so. La sua morte potrebbe essere tutta una mia invenzione. Oppure le cose sono andate proprio come mi ricordo. None of it happened. Il dubbio consuma. E il babbo? I soldati? No. È successo veramente? I don't think so. La mia mente fa degli strani scherzi. L'ho visto accanto a me perché avevo paura. Il babbo sta bene. È forte. E sa badare a se stesso. Certamente meglio di quanto so fare io. Bene. Quasi non posso crederci. She got exploded. E la tata? La tata sta bene. Deve stare bene. Immagino che sia ancora nella nostra villa. Sicura? Che gioia che mi dai. Ho paura a chiedere di Lapo. Lapo probabilmente non esiste. Ho inventato tante cose. Lui è una di queste. Mi serviva. Ne sentivo il bisogno. E l'ho creato. L'avevo pensato anche io. Un'ultima domanda. La gravidanza? It can't be real. If Lapo didn't exist. Non c'è stata nessuna gravidanza. Tutto frutto della mia testa malata. Quante invenzioni. Cos'altro avrò inventato? Cosa dovrò scoprire ancora? Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Braccia pronte a tutto, anche ad uccidere. Gambe sempre pronte a scappare. Cambino. Il ventre che ha concepito nel peccato. But it didn't. La mente, infine, per proteggerci, ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così. Non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Poor person, Jesus. Ci penso io. Oh, so it's gonna skip it, which means something disgusting is about to happen. Off your face. Don't. Oh, she's killing herself. God,
that medallion. What is it made of? Took someone's face off before. Il 26 luglio, San Cassano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. What? Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda, quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo. Là fuori e soprattutto dentro di me. She was beaten up because look, all her teeth are broken. Ero dall'altra parte del cancello, ma ora posso voltare pagina. So the dad was killed. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non avessi avuto la fortuna di sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto quanto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi, pronti ad aggredirci. Ma quelli più subdoli e ingannevoli sono quelli dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto, ma ero sola. No. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quando arriveremo a casa? Reminding everyone to not commit suicide. Oh, that's good. That was probably one of the most fucked up games I think I've ever played. And it didn't rely on jump scares and things that I had every opportunity to do. That was bloody hard work. I feel a bit weird now. So yeah, thanks everyone that recommended that one. Don't think it'll be very soon that I will play it again. But it was well worth playing. So until next time, thank you so much for tuning in. Bye.